esiste oggi il turismo a Parma? Diciamo, una domanda che fatta così direi abbastanza, nel senso che la città è conosciuta in tutto il mondo, ha delle grosse peculiarità, è famosa per la lirica, per l'enogastronomia, ma le sue potenzialità non riesce ancora a esprimerle. Quindi turismo c'è, ma è un turismo ancora molto legato al clientela business, legato alle aziende, legato al mondo fieristico. E peccato che era anche forte nel settore congressuale, oggi sta perdendo anche in questo dei passaggi e di numerici importanti. E quello che manca innanzitutto è una sinergia di tutti i soggetti coinvolti nel turismo, una sinergia che deve portare però a un prodotto forte, vendibile sempre, durante l'anno, con delle ogni tanto, però delle punti di valorizzazione che possono essere degli eventi. Eventi però che devono essere strutturati, non sporadici, quindi costruiti anche nel tempo. Però è stato dimostrato anche che in concomitanza proprio con il Festival Verdi c'è il maggior flusso di turisti. Il festival è una grande potenzialità, ma fatta così ancora è una forza inespressa. Quindi anche le fiere di Parma non aiutano, non favoriscono il turismo, bisognerebbe puntare su grandi eventi? No, anzi, no, la fiera oggi come oggi forse è una delle poche realtà che sta portando del turismo specifico delle fiere. Le fiere hanno delle grossi eventi. Non dimentichiamoci di Cibus, non dimentichiamoci di tutta la serie degli antiquariati, quindi i vari mercanti. Ci sono delle fiere specializzate nel settore della subfornitura. No, su questo no, anzi. Devo dire che l'ente fiera oggi sta lavorando bene sulla città e grazie al cielo forse è una delle poche realtà che sta portando un certo numero di persone in città. Ascom e Federalberghi hanno analizzato i dati dell'ufficio statistica della provincia di Parma e è stato dimostrato che le strutture alberghiere aumentano, però non c'è un compenso anche in termini di presenza all'interno delle strutture. Esatto, questo è un fenomeno che per chi ha un po' di memoria in città, torniamo ai tempi quando si diceva che Parma era senza alberghi e su questa onda lunga purtroppo sono state fatte anche delle scelte sbagliate anche a livello urbanistico. E sono state aperte nuove strutture, oggi come oggi troppe, per il mercato che può offrire turistico la città. E cosa è successo? Che sinceramente i numeri di turisti, diciamo di presenze turistiche, perché un conto è, come ho detto all'inizio, un conto è un turista, quindi se noi lo definiamo quello che viene in città per visitare a livello culturale, enogastronomico, eccetera, quindi per leggere, no? Un turista di questo genere. Un conto invece è l'operatore che lavora per un'azienda che viene dal lunedì al giovedì in città. Oggi è ancora almeno il 70-75% delle presenze, quindi quando noi andiamo a analizzare le presenze dobbiamo considerare quelle, magari fossero tutti veri turisti di quelli che al tempo libero, tempo perso. Poi ci sono appunto da inserire lì dentro quelli delle fiere, quelli dei convegni, quelli che vengono per motivi svariati. Il numero di chi è turista con la guida in mano purtroppo sono ancora pochi. E poi esiste anche il fenomeno delle strutture extraalberghiere. Ecco, questo fenomeno qua, che è all'inizio, questo è un fenomeno che è direi mondiale quasi, che doveva essere un supporto a un certo tipo di turismo, appunto dedicato al turismo leisure e a un turismo così anche bucolico, se vogliamo, no? Il fatto di andare in un agriturismo, vivere in una certa maniera, tipo di vacanza, oppure in una piccola stanza del centro storico di una città, quindi assaporando un qualcosa di diverso di una permanenza in un albergo tradizionale, questo qua è stato un fenomeno che è letteralmente scoppiato. Vuoi la crisi edilizia che ha portato tutti a inventarsi qualcosa nell'utilizzo di questi immobili? Oggi ci sono sul mercato una tipologia talmente vasta di queste strutture, che alcune sono soggette a una legislazione ben specifica, una legge regionale, una legge nazionale, quindi sono anche a loro volta classificati o sono censiti. Non sono censiti tutto un mercato a questo punto quasi parallelo di strutture o di
camere o di stanze che vengono affittate, e quindi questo è purtroppo una grossissima concorrenza, ma anche possiamo proprio dire un'evasione fiscale, perché nel momento in cui non c'è un controllo, non c'è un servizio di valutazione, anche non in termini, perché è proprio, non è neanche l'extra alberghiero cosiddetto classico, che possono essere B&B, affittacamere, case appartamenti per vacanze, cioè tutto cose che c'è la legge. Queste sono appartamenti che vengono messi sul mercato senza neanche nessun controllo. In modo si può cercare di limitare questo fenomeno? Ma innanzitutto con dei controlli più severi delle autorità competenti, che è già sufficiente quello. Proprio perché ci sono le leggi che regolamentano questo fenomeno, ecco. E poi creare, secondo me, una cultura nel turista che non è solamente bello andare a dormire in quei posti qua, ma poi dopo ci si trova dei disservizi e dopo non si ha neanche la capacità di creare la lamentela, di avere un riscontro su queste cose qua, ecco. E secondo lei il servizio d'accoglienza che Parma offre ai turisti è valido? Parma non ha ancora la mentalità turistica, questo lo dobbiamo ammettere e accettare. Gli investimenti fatti nel passato sono sempre stati fatti, investimenti a livello turistico, tipo la mostra di Parmigianino, eccetera, per creare l'evento culturale. Ma un evento culturale importante, ma non ai fini di un ritorno economico di quello che può essere la potenzialità del turismo. Un noto personaggio del mondo del turismo ama definire i turisti come dei portafogli che camminano. Forse per qualcuno è uno scandalo, ma invece è una realtà. Perché non sfruttare economicamente questa cosa qua? E un altro passaggio importante, quasi dei dogmi che cominciamo a mettere, no, di quello che può essere il turismo. Un altro è il fatto che non c'è turismo se non c'è pernottamento, perché il mordifuggi riduce drasticamente l'impatto economico sull'indotto che può dare il turismo di un terzo, se vogliamo. Un'ultima domanda, sì. Che cosa pensa dell'imposta di soggiorno? Allora, l'imposta di soggiorno, chiaramente sono stato, come tantissimi altri anche albergatori, presidenti di associazioni di albergatori, contrario. Contrario perché? Perché come è costruita l'imposta di soggiorno? Innanzitutto, l'imposta di soggiorno non viene applicata in tutti i comuni d'Italia. Quindi succede il famoso effetto macchia di leopardo. A 5 km da un albergo esiste un'altra struttura alberghiera, perché è fuori da questo comune, che non la applica. Quindi il turista ha una percezione già di per sé negativa di pagare una tassa. Immaginiamo se gli capita che durante il suo viaggio paga un euro a Parma, 5 euro da un'altra parte, 0 da un'altra e così via. Il classico esempio è che oggi, al momento, Parma l'applica, Salso Maggiore l'ha incominciato a applicare da quest'anno in aprile, Reggio Emilia non l'applica, Modena l'applica, poi ha sospeso, poi ha ripreso, Piacenza no, Mantova no, cioè quindi il turista si trova spaesato sotto questo aspetto. Quindi ci troviamo che per assurdo l'imposta di soggiorno può essere utilizzata per riempire delle buche. Perché? Ma perché il turista così non trova le buche. Cioè, la scusa potrebbe arrivare a quello. Nel caso specifico di Parma, diciamo che serenamente l'amministrazione su questo sta investendo, la sta utilizzando abbastanza, diciamo, sul turismo. L'imposta di soggiorno può essere a questo punto una risorsa, però deve essere innanzitutto condivisa le spese con noi del settore, degli imprenditori, vari soggetti del turismo, quindi agenzie, alberghi, tutto ciò che ruota attorno, perché chiaramente devono essere perlomeno spesi bene, perlomeno con un obiettivo. E per me l'imposta di soggiorno deve essere usata per degli investimenti per portare allora a questo punto più gente. Cioè, se io faccio un evento per cercare di portare a Parma 200 persone a dormire una notte e spendo forse di più con l'imposta di soggiorno di quello che lasciano sul territorio, non è servito a niente.
Se invece io faccio, porto qui periodicamente giornalisti, tour operator, sono presente delle fiere, ma veramente strutturato così, oppure posso dare degli incentivi a chi organizza degli eventi in città, ma degli incentivi, che devono essere dei moltiplicatori.